Ci mettevano in mezzo lì sulla nostra fascia sinistra, per questo ho chiesto a Diego di venire a fare la diagonale e aiutare Kolarov, perché sennò si trovava sempre in mezzo a due, e ho preferito lasciar libero Milenkovic perché dico, è un difensore centrale, più di mettere una palla in mezzo non può, mentre se usciva troppo presto dietro alle sue spalle c'era sia l'attaccante che il centrocampista, come è successo. Infatti stando dalla mia parte gli ho potuto spiegare di fare appunto la diagonale quando era possibile, e poi gli ho detto, dico, se riesci quando loro fanno girare palla a inserirti e prendere Milenkovic è tanto di guadagnato. Dico, ma se è, non uscire perché ti prendono sempre in mezzo, tu quando esci è loro che mettono la palla tra le linee. Mister, il pubblico si aspettava oggi una scintilla da parte della squadra, una risposta. Io credo che nel secondo tempo probabilmente c'è stata questa risposta da parte della squadra. Ma io devo essere sincero, la squadra appunto gli avevo chiesto di trascinare i tifosi, di dare una reazione alla nostra stagione, che non potevamo continuare così. Avevo detto ai ragazzi, perché mi erano arrivati tutti i dati, avevamo corso più del Napoli, sia in quantità di chilometri fatti, sia in potenza, sia in tutto. E dico, questo significa che noi siamo stati generosi, ma non squadra. Loro hanno fatto di più e meglio. Abbiamo sbagliato molti passaggi, cosa che il Napoli non aveva fatto, per cui ho detto, dico, stiamo più compatti e poi il nostro gol lo troveremo. Peccato, sono dispiaciuto sul gol sul calcio d'angolo, perché avevamo parlato appunto, sapevamo che i tre loro saltatori erano molto forti e li dovevamo schermare, perché sono venuti tutti e tre da soli facendo il terzo tempo, e lì non puoi mai arrivare se tu stai fermo, per cui è mancato lo schermo che avevamo programmato. Io credo che appunto sia la testa è quello che comanda tutto, le gambe, la motivazione, l'orgoglio, la determinazione, tutto, comanda tutto la testa, e questo è quello che ho chiesto, dico, non possiamo essere così, non ci possiamo arrendere, gli ho detto, dico, si può anche perdere, però dobbiamo lottare fino in fondo e poi dopo vedremo il risultato. E in questo momento dove tutto ti va male, perché evidentemente ci manca quello spirito guerriero che a me piacerebbe vedere, no? E che ho visto questa sera, rimontare due volte in questa situazione è stato veramente qualcosa di eccezionale. Poi i due gol che abbiamo fatto sono stati veramente meravigliosi. Quello che ho chiesto hanno dato, abbiamo creato tanto, siamo stati bravissimi a non dare l'opportunità di trovare la palla lunga alle nostre spalle, cosa che aveva fatto molto bene nella gara di Coppa Italia dove c'erano stati 7 gol, non tutti provenienti da palle lunghe, però era logico che ripetessero quella giocata improvvisa di metterci la palla lunga. Ci sono riusciti soltanto una volta, se non ricordo male, nel primo tempo, quella che abbiamo visto, e Mirante è stato molto bravo a deviare in angolo, e poi ecco quest'altra azione che stiamo vedendo, e dove Perotti appunto lì gli ho detto di fare di più, sì, gli ho detto di fare di più la diagonale. Io avevo messo Under apposta per cercare di fargli fare l'uno contro uno con Biraghi, perché credevo fosse stanco, no? E diciamo che l'ha fatto, non l'ha fatto al 100%, anche lui deve recuperare tanto, perché non ha più di mezz'ora nelle gambe.